Mi sembrerebbe buono e giusto far partire il corso di storia dalla terza guerra mondiale, cioè da quello che sta avvenendo oggi, o da quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni, che evidentemente è collegato, ha prodotto la situazione attuale, tanto per raccapezzarsi un pochino, evidentemente, per poi andare indietro e vedere le origini, partire dal presente per poi andare indietro e riprendere la narrazione. Scusate, nelle vostre nobili, fervide e giovani menti, vi si solleva ogni tanto, 2 anni e mezzo di guerra, una situazione decisamente complicata, direi anche angosciante, qualche domanda in merito a quello che sta avvenendo, tipo, professore, scusi, ma mi dicono, io sento sempre dire questa cosa, ma mi può spiegare un attimo da che cosa viene fuori o qual è la causa di quest'altro fenomeno? Ma possibile che la propaganda è così efficace da obnubilare completamente qualsiasi rigurgito di... Allora, Sara, questo sto dicendo, è evidente, cioè le domande devono essere legate alla contemporaneità, a quello che sta avvenendo ora. Le risposte evidentemente devono andare a ricostruire il passato, causa-effetto, per arrivare a capire quello che sta avvenendo ora. Ma la domanda la dobbiamo fare qui ed ora. È chiaro, poi è evidente che io poi debba ritornare indietro in maniera più o meno veloce per farvi vedere come si arriva a un determinato. Allora, vi interessa? La domanda è: ha senso per voi? Vi sta bene se impostiamo il corso di storia contemporanea facendo una cosa che normalmente non si fa, cioè concentrandoci su tematiche che magari sul libro ci sono e non ci sono, anzi in gran parte non ci sono, sono mal raccontate, che riguardano gli ultimi 30 anni di storia per capire veramente la contemporaneità, chiaramente sacrificando alcuni argomenti di prima, che non vuol dire non affrontandoli, ma trattandoli in maniera magari meno densa del solito. E ne stavo parlando l'altro giorno con Giulio, dicendo una cosa che mi fa veramente, come dire, scalpore da molti anni, ci rifletto. Poi sono quei luoghi comuni, no? E Hitler, e Mussolini, e quello cattivo, e quell'altro, e i nazisti brutti, e l'Olocausto. Benissimo, certo, interessante, ma perché dobbiamo parlare un mese di Hitler e non dobbiamo parlare, che ne so, un giorno del Mahatma Gandhi o di Thoreau o di Tolstoi, un altro grande pacifista? Perché non parlare del pacifismo, per esempio? Oppure di Che Guevara? Perché dobbiamo parlare sempre e comunque un mese e mezzo del nazismo e di Hitler? Adesso dico per dire, poi arrivi all'esame di maturità e ti senti pronunziare le solite frasi sciocche di chi evidentemente la storia la vede su Rai 1, che ne so, allora ci stava quello che era cattivo, voleva conquistare tutto, allora Hitler ha preso e è andato lì, ha conquistato, e quello si è dovuto, cioè, queste logiche qui che poi, scusate, sono le stesse banalissime e insignificanti, instupidenti logiche che ci vengono propinate per non farci capire la complessità di un fenomeno che si sta sviluppando sotto i nostri occhi. Chiaramente non si può fare la storia del presente, questo è evidente, però ci si può interrogare attraverso gli strumenti della storia sul presente, cercando quantomeno di orientarsi, di avere delle coordinate, delle chiavi di lettura, che poi evidentemente, come tutte le chiavi di lettura, possono lasciare il tempo che trovano, possono essere, debbono essere rivisitate poi ai posteri, per così dire, l'ardua sentenza. Il problema di fondo è che i posteri poi lavoreranno sui materiali del presente, perché la storia viene scritta di volta in volta e viene scritta fondamentalmente dai vincitori, no? E questo è evidente. Quindi i documenti a volte vengono occultati, a volte vengono interpretati male, eccetera, eccetera. Comunque, quello che vi voglio dire, se vi sta bene questa proposta, però io vorrei
che magari anche da voi venisse qualche suggerimento, sì, mi interessa, no, non mi interessa, mi interessa di più la questione medio orientale, è un altro fil rouge interessante per raccontare la storia della seconda metà del Novecento e di oggi, oppure mi interessa fondamentalmente la guerra fredda e il confronto tra USA e URSS, oppure mi interessa fondamentalmente fare un focus sulla storia nostrana, sulla storia d'Italia, sempre dal secondo dopoguerra ad oggi, viva Dio, perché poi certo che diremo del fascismo, certo che diremo dei Giolitti e della Grande Guerra, però forse anche dire qualcosa di Aldo Moro, forse dire anche qualcosa del secondo dopoguerra, della fine della Prima Repubblica, degli anni 90, di Falcone e Borsellino e di tantissimi altri argomenti, forse sarebbe cosa buona e giusta, visto che i più, non solo tra i giovani, ma anche dagli adulti, di questi argomenti non sanno assolutamente nulla. E noi siamo un paese con una memoria a breve termine praticamente abbastanza viva sulle sciocchezze, a medio termine quasi annullata, a lungo termine quasi azzerata. Se considerate che una parte significativa dei fatti storici che sono capitati ai vostri nonni negli anni 70, 60, 70, 80, nonni, padri e così via, ancora oggi sui libri di storia figurano a malapena con una riga, ma ancora oggi non sappiamo la verità. Cioè ci sono in corso dei processi per le varie stragi degli anni 70 e 80 che ancora vanno avanti a ogni piè sospinto, anno dopo anno, chiusi, poi riaperti, misteri su misteri, e ancora non si sanno i colpevoli, o i colpevoli finti, fantocci a volte, perché la colpa qualcuno se la deve prendere, muoiono in carcere e portano nella tomba il segreto non rivelato. Poi vanno di moda, poi diventano casi gialli, no? Il caso Iara, il caso di quella ragazza di Emanuela Orlandi, mia coetanea, che abitava, che stava lì vicino a dove io andavo a scuola, al Pio Nono, a Via della Conciliazione. Quindi quella ragazza non l'ho conosciuta evidentemente, ma non è affatto escluso che non l'abbia incrociata chissà quante volte quando andavo a scuola, visto che io all'epoca avevo appunto più o meno l'età sua, anno in più, anno in meno, e andavo a scuola proprio lì. Di quella ragazza ancora, cioè, sono passati 40 anni, io ne devo fare 60, dunque fatevi i conti. Quindi viviamo in un paese, dico che evidentemente alcune cose non si sanno, i fatti più importanti non si sanno, sappiamo un sacco di sciocchezze, continuiamo a raccontarci un sacco di sciocchezze, ma non possiamo raccontarci la storia, perché scusate, viva Dio, 50 anni fa, 60 anni fa, si può raccontare la storia, si può provare a interpretare, a raccontare la storia, a evidenziare dei fatti, poi le interpretazioni possono essere divergenti, alcune interpretazioni possono essere l'una in contrasto con l'altra, però direi anche basta comunisti e fascisti, direi anche basta Guelfi e Ghibellini, direi anche basta questa retorica ridicola che ci viene propinata ormai da molti anni in maniera sempre più debole, più rarefatta, polemiche fine a se stesse, no? Per cui la gente veramente non capisce quello che sta avvenendo adesso, perché gli vengono somministrate in maniera molto superficiale e ridicola delle categorie, delle etichette che già erano vecchie o che dovevano essere reinterpretate o spiegate quando io avevo l'età vostra. Cioè, quando io avevo l'età vostra, già parlare di fascisti e comunisti, adesso dico fascisti e comunisti per dire, ovviamente, già aveva un significato molto diverso di quanto non l'avesse per mio padre o per mio nonno, altre epoche. E ci attardavamo con quelle cose. Pensa oggi. Eppure si continua a parlare di quello. Allora, vi va di provare a capire un pochino quelli che sono poi i termini, quantomeno i termini, il lessico che ancora oggi viene utilizzato la propaganda, spesso e volentieri viene utilizzato a sproposito, spesso e volentieri non viene utilizzato per farvi conoscere i fatti e la storia, bensì per allontanarvi dai fatti e dalla storia, o per mascherarla, o per tenerci buoni. Sapete, chi controlla la storia controlla il potere.
Chi controlla le informazioni controlla il potere, lo sappiamo, non c'è bisogno di fare riferimento a Machiavelli, ce l'avete ben presente, viva Iddio, no? Una pagina famosa di Machiavelli, di cui l'anno scorso non vi ho parlato, ma faccio sempre in tempo a parlarvene, parla dell'oblivio e dice una cosa molto interessante. Il principe che vince e guadagna il nuovo Stato, la prima cosa che deve fare, sapete qual è? A parte liberarsi da eventuali oppositori interni, è cancellare tutte le tracce del principe precedente. Quindi, quello che si fa ancora oggi, avete presente la cancel culture? Tiro giù la statua del dittatore, certo. Io sono il liberatore, quello di prima è un dittatore. Oggi si usano queste terminologie, o dell'eretico che c'era prima, o dello scomunicato, o del falso duca, o dell'usurpatore. Io sono il vero duca, il vero re, e così via. No, questo linguaggio è sempre esistito. Tiro giù le statue, cancello i simboli araldici, butto giù, a volte brucio anche i libri. È la cosa più potente che c'è, l'oblio, cioè oggi diremo cancel culture, per così dire. Queste cose non si devono più sapere, devono essere cancellate. Scusate, lo si fa da che mondo è mondo? Lo facevano anche i faraoni egiziani, che cancellavano le imprese fatte dal loro predecessore, lo facevano i romani, che quando conquistavano una città nemica non facevano rimanere pietra su pietra e ci buttavano pure il sale, vedi Cartagine, l'hanno fatto i cristiani con i templi pagani, incorporandoli nelle chiese o cancellando tutti i simboli pagani e bruciando, dando luogo al più grande rogo dei libri della storia, magari non fisicamente, non un unico rogo, anche se ricordiamo i vari roghi della biblioteca di Alessandria, l'ultimo l'hanno fatto tra l'altro i conquistatori arabi, ma insomma la dimenticanza, l'oblio, va piano piano, no? Un'opera non la custodisci, la lasci marcire, non la ricopi, finisce, te la dimentichi, capite? Quindi si crea una pagina bianca e il vincitore scriverà la sua storia, che poi verrà riscritta. E allora una domanda lecita: quale storia conosciamo? La storia che ci hanno raccontato, di cui poi, scusate, la vittoria finale del sistema è dimostrata da quello che sta avvenendo oggi e dalla coscienza dei più, non dico voi in particolare, ma diciamo dei giovani in generale, che di storia non sanno assolutamente nulla. È un pochino il risultato magico che sono riusciti a ottenere anche con la politica. Hanno creato tanto di quel disinteresse, di quella disillusione, di quel buttiamolo in caciara, si dice a Roma, che alla gente non interessa più nulla, infatti non vanno più a votare. Perché se poi per andare a votare ci sta quella von der Leyen con l'elmetto che dice andiamo a votare e andiamo alla guerra, chiaramente quei pochi che avevano in mente andare a votare dice vabbè, se devo votare una matta del genere io non vado a votare perché io in guerra non ci vorrei andare, viva Iddio, mi aspetterei che la politica faccia il suo ruolo, faccia la politica e faccia la diplomazia e mi crei un futuro di benessere e di espansione dove io possa vivere una vita felice, serena, trovando un lavoro decente e potendo mettere su famiglia, chi lo sa, o vivendo da solo, ma sono affari miei. Ecco, io dalla politica vorrei queste risposte per me, non altre cose. Ma infatti a votare ci va al 30%, 40% degli aventi diritto, sempre di meno, sempre meno interesse. Come l'assemblea d'istituto ci va 15 persone, 20 persone su 1000. Perché? Perché beh, non ha senso, non ne riconoscete il senso, ma è giusto, cioè è comprensibile. Negli anni 60-70, nel secolo passato, i vostri padri e nonni, dico a livello generazionale, non dico vostro padre o madre in particolare, può darsi di sì, può darsi di no, e hanno combattuto per avere questi diritti che oggi sono diventati luoghi farseschi, le assemblee degli studenti sono una settimana di vacanze aggiuntiva. Parliamoci chiaro, dai, alla fine a conti fatti è così, poi magari c'è anche qualcuno che si interessa più o meno.
Le assemblee di classe sono dei momenti in cui si fanno le interrogazioni, si decidono le interrogazioni, poi una madre e tanti saluti. Ma scusate, e avete perfettamente ragione, non sto dicendo no, vi dovete interessare, perché poi qualcuno potrebbe alzare la mano e dire sì, professore, ma ci dobbiamo interessare in base a che cosa? Di che cosa dovremmo mai parlare, visto che la politica è morta? Di che cosa dovremmo parlare? Del più e del meno? E io preferisco parlare del mio profilo su Instagram o spottare, come dire, ma giusto, giusto. Non sto dicendo ironicamente, lo sto dicendo sul serio, giusto? Beh, ma questa è la realtà con la quale abbiamo a che fare oggi. Capite? Ecco, allora questo sarà, come dire, è il buco della ciambella, è come dire, il cerchio perfetto. Ci sono riusciti, il fine è quello. Tu, generico, è ben inteso, tu, la storia, non la devi conoscere. Perché storia? Freccina, politica, freccina, interesse, senso civico, appartenenza, intelligenza, freccina ancora, voglio dire la mia, altra freccina, no, non ci sto, che le cose vadano così, vorrei non vivere sotto la minaccia delle bombe nucleari, perché vorrei che mio figlio e mio nipote vivessero in un ambiente pulito, soprattutto pulito dalla follia umana. Ecco, il passo è breve, eh? L'ansia può anche trasformarsi in coraggio, in libertà. Una testa pensante è pericolosissima, no? La storia ci insegna questo, da Socrate a quel capellone di Gesù, che non era solo una testa pensante, era anche il figlio di Dio, tra parentesi, ecco. E ho altre teste pensanti, Giordano Bruno, adesso non voglio accomunarlo con Gesù, Dio me ne scampi e liberi, ma tanto per dire, chi dà fastidio e chi fa pensare. E questi in genere fanno una brutta fine, come il protagonista di 1984 di Orwell. E l'altra cosa, il pensiero, come ci insegna Steiner, il pensiero, sapete da che cosa è attivato? È attivato dal cuore, è attivato dall'amore, è attivato dalla volontà. La mente ti si mette in moto, l'intelletto ti si mette in moto, quando ti si mette in moto il cuore, o per amore, o perché hai dei bisogni concreti, fondamentalmente per amore, ma ce lo insegna Platone, no? Il mito di Eros, voglio dire, filosofia, la parola filosofia significa quello, o no? Io ho desiderio di capire, di apprendere, mi pongo le domande, e quelle domande che mi pongo, Sara, sono domande esiziali, importanti, fondamentali, sono le domande così, che palle, adesso rispondo alla domanda che mi fa all'interrogazione, no, no, quella è una domanda, da quella domanda lì dipende quello che farò domani, dipende quello che sentirò, se riuscirò a dormire bene stanotte, cioè io parlo di queste cose qui. Allora, quelle domande lì mettono in moto la mente, a volte la mettono in moto in maniera anche frenetica, ansiosa e così via, e quelle domande lì partono dalla volontà, partono dal cuore, quindi un cuore libero produce anche una mente che pensa, che crea cose nuove, ed è estremamente pericoloso, perché il potere vuole dei corpi, dei burattini, come i nostri politici, come questi persone, sono dei burattini, no? Mossi dai figli di qualcun altro. Scusate, è quello che porta la pizza a domicilio, per capirci, il fattorino, o il tassista di Uber, o il cassiere al supermercato, o quello che serve gli hamburger da McDonald's, quello non deve pensare a nulla, deve solo friggere l'hamburger. E quel signore lì è una variabile di un'app, pensate, un essere umano è una rotellina guidata da un'app. Lui come essere umano non esiste, l'app decide tutto. Lui lavora, ci mette il suo cuore, le sue gambe, la sua bicicletta, il suo monopattino, è suo, se lo deve pagare lui, ci mette la sua vita, oppure andare a sbattere, non gliene frega niente a nessuno, basta che consegna la pizza e un attimo dopo, quando ha finito di consegnare la pizza, non esiste più, perché c'è un altro giro di app. Poi magari dopo ti richiamano, ti danno 3 euro, 4 euro, la notte la passi sotto l'albero con una tenda davanti al portone che si deve aprire, c'è questo deliver dove spacciano, l'ho visto via Nomentana, no? Dove vendono queste cose, c'è una turba di sottoproletari, di gente, indiani, pakistani, non so dove vengono, da tutte le parti del mondo, italiani, bianchi, rossi, verdi, gialli, non è questo l'importante, sono tutte persone sfruttate.
Ingranaggi di un sistema gestito da questa app. Questa app è gestita da una multinazionale che ha l'esclusiva, che ha la sede nella Silicon Valley, oppure Irlanda, oppure Amsterdam, oppure nella City di Londra, in Italia, qui non paga un euro di tasse e sfrutta sanguinosamente il lavoro di questa gente. Ma tu non, capito, se tu non pensi, se tu non sei dotato di pensiero, benissimo così, ma che deve pensare quello? Meno pensa, meglio è. Poi il pensiero è sofferenza. Allora, non conoscere la storia, non essere informati, non, significa non capire anche quello che ti dicono, quello che senti dire. No, non perché poi non lo capisci. Oh, una volta, sapete come si intendeva? Cercate di capire come si intendeva la frase che sto dicendo adesso. Dicendo, vedi, se tu non studi la storia, non capisci il telegiornale e dunque non puoi seguire la politica. Io oggi invece ti dico un'altra cosa. Se tu non studi la storia, non riesci a capire quanto disinformativo a volte, o non riesci ad avere il senso critico per poter distinguere o per poterti porti la domanda, quello sì. Se quello è vero, quello è falso, quello può essere probabile, quello improbabile, in autonomia. Perché la verità colata, l'oro colato, la verità non c'è da nessuna parte, quella con la V maiuscola. Allora, è per capire, non per capire la parola, perché sennò sei ignorante, perché lì c'è una fonte che dice una cosa certa, e quindi tu devi capire quello che dice, se non l'hai capito non ripeti la lezione. No, no, è per capire a fondo, per capire anche quello che c'è dietro, per porti le domande giuste. Poi magari l'informazione è sacrosanta, ben inteso, non è questo il punto. E capire in autonomia. E per questo bisogna conoscere la storia. Fondamentalmente bisogna conoscere tutti i lati oscuri della storia, cioè tutto quello che non sappiamo, tutto quello che ancora oggi è problematico, e demistificare anche il modo in cui c'è stato raccontata un capitolo di storia. L'anno scorso abbiamo parlato, ci eravamo fermati a parlare dei briganti e del brigantaggio, domande che anche uno stupido a un certo punto si potrebbe porre, ma che io da bambino non mi sono mai posto, ovvero domande basate sulle cifre, sulle quantità, ma com'è possibile che in tutte le battaglie risorgimentali siano morti qualche migliaio forse di soldati, i garibaldini erano 1000, poi in realtà erano molti più di 1000, e hanno conquistato tutto quel po' di territorio, eccetera, eccetera, manco fosse Putin, tutta l'Italia meridionale, e poi, in pochissimo tempo peraltro, e poi il fenomeno del brigantaggio ha tenuto una buona metà dell'esercito, del neocostituito esercito italiano, nel sud, per 20-25 anni di campagna militare, 20-25 anni di campagna militare coloniale praticamente, 200.000 soldati, carabinieri, poliziotti e così via, con migliaia e migliaia di morti. Ma com'è possibile che l'Italia l'hanno fatta in 448, si fa per dire, con poche battaglie e poche vittime, e una volta fatta l'Italia, quelli che non si erano veramente convinti di essere italiani, che naturalmente erano banditi, briganti, terroristi, poco di buono, eccetera, eccetera, hanno resistito e hanno dato filo da torcere all'esercito regolare, per tanti anni. Forse la storia non è raccontata veramente bene. È una domanda legittima? No, non si tratta di parteggiare, quelli sono bravi, viva il Sud, viva la bandiera borbonica. Stiamo dicendo queste stupidaggini, ma vogliamo capire, stupidaggini fino a un certo punto, vogliamo provare a capire, e magari vediamo che le cose non sono state proprio raccontate bene, o forse non esiste un'unica versione, però la domanda ce la dobbiamo porre. Noi qui ci poniamo domande più che dare delle risposte precise. Prego, io vorrei delle domande sull'oggi, perché qualche domanda sull'oggi ve la dovreste pur fare, perché noi siamo in guerra e l'altro giorno, tra i tanti fatti che si succedono uno velocemente, uno dopo l'altro, il governo britannico e quello statunitense hanno autorizzato il governo ucraino a utilizzare i missili a medio e lungo raggio in territorio russo,
cioè sono missili che possono, hanno una gittata di 700-800 chilometri, quindi partono dal territorio ucraino o giù di lì e arrivano in territorio russo in profondità. Questi missili, quindi, hanno autorizzato l'utilizzo di questi missili. C'è stata un'escalation progressiva, all'inizio solo armi di difesa, poi armi di offesa, ma da utilizzare soltanto all'interno del territorio ucraino per sottrarre all'esercito russo il territorio già conquistato, no? Avete seguito un pochino la cosa. Oggi siamo arrivati all'autorizzazione da parte della NATO, da parte di alcuni paesi della NATO, di utilizzare questi missili. Allora, questo missile qua, che fa 700 km, può portare indifferentemente una testata da 1000 tonnellate di esplosivo convenzionale e radere al suolo un palazzo, un quartiere e così via, a Mosca magari, o in un'altra città russa. Oppure può portare una testata nucleare, tattica, dicono loro, una tattica strategica, cambia poco. Una testata nucleare di nuova concezione può essere regolata a una potenza che va da 5 a 50 volte la bomba di Hiroshima. Da 5 a 50 volte la bomba di Hiroshima. Cioè, io, prima che parta il missile, io non lo vedo che ci sta dentro, capito? È un confetto. Quello che ci sta dentro non lo vedo, il missile parte, dentro ci può stare o una tonnellata di esplosivo, che fa un danno terribile, ma finisce lì, oppure una bomba nucleare, che mi può fare, se è settata al minimo, 5 volte i danni di Hiroshima, 10 volte i danni di Hiroshima, se è settata al massimo 50 volte, e io questo non lo so, io questo non lo posso permettere dunque. E quindi il governo russo, per bocca del presidente, ha fatto questa... capite bene, questi missili, questo tipo di armamenti, non possono essere utilizzati autonomamente dall'esercito ucraino. Sono, ma questo lo sappiamo ormai da moltissimi anni, lo sappiamo perfettamente, la NATO sta lì da tempi immemorabili, e in realtà dal 2009 anche da prima, sicuramente da dopo il 2014. Questi missili hanno collegamenti satellitari, operatori tecnici che sono evidentemente angloamericani, polacchi, comunque degli eserciti NATO, perché sono loro che sono in grado di farli funzionare. Richiedono tutta una logistica, degli apparati tecnologici di cui gli ucraini, diciamo, non dispongono autonomamente. È chiaro? Allora, c'è questo tipo di minaccia. E quindi la strategia, hanno annunciato che la strategia nucleare russa, quella che per, a proposito di guerra fredda, di questo poi parleremo, quella che per 50 anni, 60 anni ha tenuto il mondo nel terrore, ma ha impedito che scoppiasse la guerra termonucleare globale. Nel 1962 Khrushchev e Kennedy si parlano al famoso telefono rosso, la crisi dei missili di Cuba, forse ne avete sentito parlare, si era sull'orlo della guerra termonucleare globale. L'estinzione del pianeta, un numero di bombe nucleari, bombe a idrogeno, prima c'erano le bombe atomiche, quelle a fusione nucleare, poi quelle a fissione, bombe H, in grado di distruggere il pianeta varie volte, cioè di far esplodere il pianeta varie volte. E la guerra è stata impedita per miracolo. Da lì poi, insomma, una serie di trattative, un nuovo ordine internazionale basato sul terrore, cioè sulla mutua distruzione assicurata. Che vuol dire mutua distruzione assicurata? Vuol dire che il primo che fa partire un missile nucleare, quell'altro immediatamente risponde. Quindi se parte un missile nucleare da Occidente verso Oriente o da Oriente verso Occidente, il nemico ha la possibilità di esserne avvisato quasi in tempo reale e di rispondere con un potenziale di fuoco in grado di annientare completamente il nemico. Quindi se tu spari, moriamo tutti. Va bene? Semplice, semplice così. Quindi nessuno ha interesse a sparare. Si chiamano armi di deterrenza. Adesso questo principio sta venendo meno. Perché? Perché se io posso sparare un missile, e non so esattamente cosa ci sta in quel missile, e gli americani nel frattempo hanno tirato giù un'altra strategia che si chiama quella del first strike. Sapete cosa significa first strike? L'idea è quella di attaccare per primo, chi attacca per primo, chi dà il primo schiaffone, come in una scazzottata tra bulli, no? Chi dà il primo schiaffone ha vinto. Allora, l'idea è quella di fare un attacco a sorpresa
annientare, chiudere gli occhi al nemico. Gli occhi sono i radar, un paio di radar russi che sono puntati un po' dappertutto. Questi radar sono fondamentali perché sono in grado di verificare in partenza che tipo di armi vengono scagliate contro il mio territorio, quindi di allarmare. Allora, se io ho gli occhi che funzionano, mi sento sicuro. Perché? Perché so che il primo che spara io gli rispondo. Se io non ci vedo più bene, e se tra parentesi io do a un paese terzo, vabbè, qui è il segreto di Pulcinella, un'arma che può utilizzare contro di me, e non so se può portare in quel momento una testata nucleare oppure un altro tipo di testata, e comunque io so che tu, sapete come fanno i bulli? Sapete come fanno i bulli? Proprio così, no? Io voglio bullizzare lei, che faccio? Gli scateno contro la sua compagna di banco, me la coltivo, iniziamo a prenderla in giro, non lo bullizzo io direttamente, no? Lo faccio bullizzare da altri personaggi, che tra l'altro io schifo pure, no? Capite? Funziona così. Vi ricordate alle medie quando vi bullizzavano, o alle elementari? Forse no, speriamo di no, ma avete capito? Ecco, e così stanno facendo. Ma allora quelli hanno detto, adesso noi cambiamo. Cambiamo perché nel momento dice, non crediate che se quello mi spara dall'Ucraina o da un altro paese lì vicino in Europa, perché nel mirino ci siamo proprio noi in Europa, non crediate che se spara da lì voi dall'altra parte dell'oceano rimanete indenni, perché noi sappiamo perfettamente che se quello spara dietro ci siete voi. Allora, Sara, che stai dicendo? Però a me, cioè, mi dà fastidio il fatto che debba morire gente, casini, tutte le cose che vengono distrutte, quando alla fine la cosa più logica sarebbe io cosa voglio, tu cosa vuoi, punto di incontro e va. Ecco. Allora, la cosa che ha detto Teresa Sofia, che è una persona, come dire, luminosa, lo sapete, una grande anima, ma voglio dire, la cosa che ha detto può sembrare banale, semplice, vabbè, sì, brava, lo vedi quanto è infantile, lo vedete quanto è infantile, e invece no, ha detto la cosa più sensata del mondo. Si chiama diplomazia, esiste forse dal tempo delle piramidi o forse anche prima, anche quando clan di primitivi si bastonavano per contendersi la carcassa di un mammut, alla fine forse si addiveniva ad un compromesso, io mi prendo la parte dietro, tu te prendi la proboscide e amici come prima, si chiama diplomazia. Quanti tentativi diplomatici sono stati fatti da questa parte qui per far cessare una guerra che è stata provocata evidentemente, poi parleremo anche di questo nel dettaglio, vi presenterò dei fatti concreti, ecco, quanti? Purtroppo 0,1. Ci hanno provato dei soggetti piuttosto curiosi, ci ha provato quell'Erdogan, quello turco all'inizio, cioè un personaggio non equivoco, veramente pericoloso. E poi ci ha provato quell'altro Orban, quello ungherese che è stato maledetto, urbi e torbi, tanto per dire, ci ha provato, nel senso ha fatto un viaggio, poi vi ricordate a giugno hanno fatto, giugno-luglio, una conferenza di pace, l'Ucraina, e hanno invitato tutti, poi molti non ci sono andati, meno i russi, cioè io devo fare pace con lui, e invito Gaia, e invito anche Aurora, e ci mettiamo a giocare a un gioco fantasy così, dicendo io fa pace con Luca, sì però insomma... Tu stai dalla parte mia, una cosa veramente demenziale, però vabbè. Ecco, allora, Teresa Sofia, il mondo ha bisogno di persone come te. Ecco, io voglio vedere il prossimo segretario generale, dico della NATO, ma della UE, ammesso che esista ancora la UE, non so quanto tempo ha, voglio lei, voglio Teresa Sofia. Mi accontenterei anche presidente del Consiglio del nostro povero paese, ecco. Ma pure ministro della cultura, voglio dire. No, però se l'ha detto, ci ha detto, noi parliamo partendo dalla domanda perché succede la guerra attuale, risalendo proprio alla città. Brava, ecco, finalmente c'è arrivata. Insomma, c'è voluto un po' di fatica, tutto sudato. Ok, benissimo. Vi interessa? Sì. Nel senso che non parliamo di guelfi e non parleremo di guelfi e ghibellini, che pure sono attuali, ma parliamo di questioni
che ci riguardano da vicino, e quindi trattarle dal punto di vista dell'attualità credo che sia buono e giusto, credo che sia anche interessante per voi, se no... Brava, ecco, ma voi non dovete essere ignoranti, che siamo a fare a scuola. E allora, questa prima parte allegra è dedicata a questo lavoro qui, questo è un lavoro di sintesi e di presentazione, cioè questa serie di diapositive, questa presentazione parte dall'inizio del Novecento e arriva fino agli anni 90 del XX secolo, è una proposta di periodizzazione e quindi organizza cronologicamente la storia del XX secolo per fatti fondamentali, d'accordo? A questo racconto farò seguire un'appendice, che però è importante, che scopre gli ultimi 30 anni, cioè dal 1990 a oggi. Ovviamente è una proposta anche qui euristica, esplorativa, perché alcuni fatti sono ancora in corso, dal passaggio dalla lira all'euro e così via. Va bene? E allora vi presento questo libro qui e questo autore qui che si chiama Eric Hobsbawm, che è morto una quindicina di anni fa, è stato un grande storico britannico e diciamo di orientamento marxiano. Ben inteso, attenzione, chiarisco questi termini perché altrimenti qualcuno potrebbe fraintendere. Allora, se io uso il termine marxista, faccio riferimento ad una determinata ideologia politica. Poi studieremo anche Marx, evidentemente. Va bene? Poi non c'è Marx, ci sono tanti marxismi diversi, è tutta una storia del marxismo. Io posso essere uno storico e utilizzare dal punto di vista storiografico, poi se alle elezioni voto il partito X o il partito Y, quindi sono affari miei, posso pure occuparmi di politica. Il fatto di essere uno storico marxiano, in un certo senso, è una sorta di dichiarazione di intenti, cioè io utilizzo alcune categorie marxiane in termini storiografici, alcune chiavi di lettura marxiane in termini storiografici. Lo stesso vale per esempio per la letteratura, non so, c'è la critica letteraria che si basa sulla poesia per la poesia, quella crociana, l'estetica per l'estetica, oppure c'è anche lì c'è quella a sfondo biografico, oppure c'è quella appunto a sfondo marxiano, con domande diverse relative alla stessa opera. Non so, prendiamo l'Orlando Furioso, lo conoscete, un'opera grandiosa. La posso studiare dal punto di vista squisitamente poetico, o lo posso studiare dal punto di vista mitologico, letterario, oppure posso anche studiare alcuni passaggi dell'Orlando Furioso interrogandomi sulla figura dell'Ariosto e in alcuni casi la biografia e la storia della vita del personaggio che scrive può essere assolutamente importante. Non so, nel caso di Dante, il rapporto tra Dante e Beatrice, certo che c'è molto di immaginifico, c'è molto di filosofico, però Beatrice ci stava veramente, quindi quella è un'altra chiave di lettura. La chiave di lettura marxiana potrebbe essere utilizzata in questa maniera. Per chi scrive? Per chi scrive Ariosto, scrive per i cortigiani, quella visione del mondo lì che sta esprimendo è la visione del mondo di quale classe, di quale ambiente, che cosa c'è dietro? È la visione del mondo del popolano? È la visione del mondo del contadino? Quello no, quello c'ha altri racconti, c'ha altre favole, è la visione del mondo della classe culta, che è la classe dominante e che quindi, direttamente o indirettamente, attraverso quell'opera letteraria, esprime una visione del mondo che è anche politicamente connotata. Ecco, questa è una chiave di lettura marxiana, capite? Allora, la si può applicare anche in storia. Però questa storia qui è una storia particolare, perché Il secolo breve è un'opera che è uscita negli anni, primi anni 90, quindi è un'opera decisamente datata, però va ancora bene per periodizzare e definire il Novecento. Perché Il secolo breve? Perché per Hobsbawm il secolo, propriamente detto, come storia, ma voi pensate, normalmente uno pensa che il secolo inizia il 1 gennaio del 1900 e finisce il 31 dicembre del 1999 e poi inizia il 21 secolo e così via. Dal punto di vista storico possiamo fare altri ragionamenti.
diciamo, l'Ottocento è stato un secolo lungo. Quell'equilibrio che era nato, vi ricordate, dopo la fine di Napoleone, il congresso di Vienna 1815, quindi un secolo prima, che era nato e che si era mantenuto con alcuni aggiustamenti anche importanti, ma insomma tutto sommato si era mantenuto per un secolo, si infrange, esplode, va in pezzi con la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, che è il vero evento spartiacque che segna l'inizio di una nuova epoca. Quindi il 1914, lo scoppio della Grande Guerra, con tutte le premesse che portano alla Grande Guerra, che poi analizzeremo in maniera dettagliata, evidentemente. Quindi la prima linea è quella. Per Hobsbawm, che appunto è uno storico marxiano, quindi ha a cuore un evento fondamentale, la Grande Guerra è la causa da presso, la causa vicina della rivoluzione sovietica. Cioè all'interno della Grande Guerra, ottobre 1917, c'è la rivoluzione russa. Questo lo sapete, insomma, per somme linee, ancora non lo stiamo, cioè, ancora non ne abbiamo parlato, ve lo cito, però se vi cito questi fatti principali, viva Dio, mi seguite, no? La rivoluzione russa, nasce quindi una nuova formazione statuale, nasce un altro modo di intendere la politica, di intendere la società, eccetera, eccetera. L'Unione Sovietica, che poi verrà formalizzata, nascerà qualche anno dopo la rivoluzione bolscevica, l'Unione Sovietica cesserà di esistere ufficialmente nella notte di Natale del 1991, quando viene ammainata la bandiera rossa dalla cima del Cremlino. Dunque, il secolo breve per Hobsbawm è quello che va dalla Grande Guerra, e il punto di riferimento principale è la rivoluzione russa, che è incapsulata all'interno della Grande Guerra e che non potremmo capire senza la Grande Guerra, fino alla caduta dell'Unione Sovietica. Quindi è breve perché dura questi 70 anni, che è il periodo di vita dell'Unione Sovietica. D'accordo? Questo non vuol dire essere filosovietici, o necessariamente filosofici. 1914-1991. Allora, questo è Eric Hobsbawm, morto nel 2012, storiografo britannico, famosissimo, insomma, ha al suo attivo opere capitali della storiografia contemporanea. Allora, quindi il secolo breve, 1914-1991. Il secolo breve viene a sua volta diviso, periodizzato, in tre diverse fasi. Così vedete che stiamo organizzando il tempo lungo la linea del tempo, non è che proseguiamo a casaccio, va da sé. La prima fase, quella è quella che Hobsbawm definisce età della catastrofe. E perché età della catastrofe? 1914 scoppia la Grande Guerra, 1945 termina la Seconda Guerra Mondiale. Questo periodo qui, non solo da Hobsbawm, ma anche da molti altri storiografi, è visto come un periodo di guerra generalizzata, che dura praticamente circa 30 anni. Quasi 30 anni di guerra, di cui 1914-1919, fine 1918, la Grande Guerra previamente detta, con tutti i suoi strascichi successivi. Considerate che la guerra civile in Russia, che fa moltissimi morti, terminerà nel 21-22, poi ci sono molte altre guerre nel frattempo. E i giapponesi inizieranno la conquista della Cina nel 1931, gli anni 30 sono pieni di guerre, c'è la campagna, tanto per citare quelle che ci riguardano più da vicino, la conquista dell'Etiopia da parte dell'Italia fascista, 35-36, la guerra civile spagnola, 36-39, e poi... mi pare di sì, Nanchino è 38. E poi la Seconda Guerra Mondiale propriamente detta, 1939-1945. Quindi un unico periodo di guerra con in mezzo un intervallo di pace relativa. Tra l'altro, questo intervallo di pace relativa
ha al suo interno un evento fondamentale, 1929, il crollo della borsa di Wall Street, una, diciamo, di crisi capitalistiche che Marx aveva profetizzato, diciamo che aveva calcolato, se ne erano già verificate alcune, quella del 29 è quella più clamorosa e porterà poi alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi, poi c'è 1945-1973, l'età dell'oro. Oddio, l'età dell'oro è un'età di guerre, anch'essa, guerra di Corea, guerra del Vietnam, tutte le guerre di decolonizzazione, le varie guerre arabo-israeliane, eccetera, eccetera. Dunque il mondo non è affatto tranquillo. Tuttavia, questa viene definita età dell'oro perché questa è l'epoca in cui nascono questi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questi due blocchi contrapposti guidati dalle due superpotenze ormai acclarate, affermate, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, che grazie a quella mutua distruzione assicurata, quindi al terrore nucleare, quindi badate bene, età dell'oro, non perché il mondo si sia pacificato e improvvisamente siano scesi gli angeli con le trombe e i lupi e giocano a carte con gli agnelli ed esce il vino dalle fontane. Semplicemente perché di guerre convenzionali ne possono scoppiare in periferia, ma il campo di battaglia, propriamente detto, quello più importante, ovvero la frattura tra il mondo, chiamiamolo capitalista, e il mondo comunista, non può essere coinvolto in una guerra diretta perché altrimenti degenererebbe in una guerra nucleare e porterebbe alla fine del mondo e nonché dei due sistemi contrapposti. Questa però è l'età dell'oro dal punto di vista economico, diciamo, è l'età del boom economico. Anni, fine anni 40, anni 50, il nostro paese, faccio l'esempio, il nostro paese riguarda tutta l'Europa, il nostro paese era in ginocchio, sapete, noi la Seconda Guerra Mondiale l'abbiamo persa, ne paghiamo ancora oggi le conseguenze, letteralmente in ginocchio, moltissimi morti, case rovinate, l'industria distrutta, e piano piano ci riprendiamo. L'Italietta, che era un'Italietta sconfitta in guerra, negli anni 70, ancora oggi esiste, avete mai sentito parlare del famoso G7, oggi è archeologico ed è assolutamente ridicolo. Però negli anni 70 non era ridicolo perché metteva insieme i 7 paesi più industrializzati nel mondo e l'Italia era in terza o in quarta posizione ancora negli anni 70. Nonostante fossimo comunque una parte dell'impero americano o forse grazie al fatto che fossimo una parte dell'impero americano. Eravamo la terza, quarta potenza più industrializzata al mondo, insieme a Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Francia, eccetera, eccetera. No, la Russia non era, una Russia è comunista, non è invitata al G7. Il G8 è stato fatto dopo la fine dell'Unione Sovietica. È stato fatto, mi pare, poi si è tenuto un G8 quando Putin ancora era amico a Pratica di Mare, a presenziare c'era Berlusconi, mi pare che fosse il 2002, che hanno invitato all'epoca anche Putin, ma quella è un'altra storia. 45-73, boom economico, che vuol dire? Vuol dire che mia nonna, che firmava con una X perché era analfabeta, ha potuto vedere la nipote laureata in medicina primaria all'ospedale di Barletta. Boom, miracolo. L'Italia dei miracoli, ma non solo l'Italia dei miracoli, boom economico significa questo, posti di lavoro a gogo, bastava avere la terza media, la quinta, già la terza media era un lusso, se eri diplomato ti venivano a cercare casa per casa per darti un lavoro. Le grandi, soprattutto le grandi aziende statalizzate, la sanità pubblica, l'Enel, la SIP, l'ENI, tutto quello che è stato poi distrutto negli anni 90, grazie a quel grandissimo statista, illuminato economista, no, che ha partecipato, uno dei tanti che ha partecipato in prima persona, quel Mario Draghi, o quell'altro Monti, questi personaggi qua, che insieme a molti altri hanno fatto a pezzettini il patrimonio pubblico degli italiani e l'hanno completamente svenduto e, diciamo, globalizzato, eccetera, eccetera. Ma questa la racconteremo dopo, questa storia. L'età dell'oro è questa qui. La locomotiva Italia si mette in moto, le vacanze, le prime vacanze, la Vespa,
la gente che può andare al mare. Non esistevano le ferie prima, solo i ricchi, ricchi, ricchi. La macchina, l'utilitaria, la 500, le ferie, i diritti dei lavoratori. Poi in mezzo c'è anche il 68, inizio della crisi. Poi c'è l'età della frana. Il 73 è un anno cruciale. La guerra dello Yom Kippur, una delle tante guerre arabo-israeliane. Gli arabi chiudono i rubinetti del petrolio, il costo del petrolio schizza ai massimi livelli e l'industria inizia ad andare in crisi. E quando ero ragazzino io mi ricordo, per esempio, in quegli anni si circolava la domenica a targhe alterne perché non c'era benzina, e oppure non si circolava proprio, non per questioni di inquinamento, a targhe alterne. Cioè, se la tua targa finiva con un numero pari, circolavi questa domenica, dispari la domenica successiva. Se la polizia ti beccava a circolare la domenica sbagliata, ti toglieva la macchina e la patente, oppure ti faceva una multa significativa. Signori, non perché ci fosse la questione dell'inquinamento, eppure c'era all'epoca, ma da sé le macchine inquinavano anche all'epoca, ma perché non c'era benzina. Il costo della benzina era schizzato alle stelle. Crisi economica, quindi inizia una crisi significativa, età della frana o una seconda età delle catastrofi, che è quella, è l'ultima fase del bipolarismo, della guerra fredda, che termina con la fine dell'Unione Sovietica. Cioè questa crisi, il mondo capitalista, diciamo così, l'affronta in una certa maniera, l'Unione Sovietica l'affronta, è decisamente a corto di ossigeno, l'affronta nella maniera probabilmente sbagliata col senno del poi, e nel 91 l'Unione Sovietica cessa di esistere e nasce prima la comunità di stati indipendenti e poi inizia la storia che racconteremo dopo. Va bene? Questa è la periodizzazione di massima. Quindi ci siete, le due guerre mondiali, in mezzo ci sono gli anni 20 e gli anni 30, i totalitarismi, quello comunista, stalinista, l'Unione Sovietica, il fascismo italiano che il padre di tutti i totalitarismi, anche se non è stato poi un totalitarismo con la T maiuscola, o forse sì, ma insomma queste sono terminologie, lessico tipico degli storici. Perché il primo totalitarismo? Innanzitutto perché la rivoluzione fascista, quella del 22, precede per esempio la presa del potere di Hitler nel 33, quindi un decennio prima. In secondo luogo perché il termine Stato totalitario e totalitarismo l'abbiamo inventato noi, ben inteso. L'hanno inventato i primi antifascisti che hanno dato del totalitario al regime fascista, negli anni 22, 23, 24 sui giornali. Dopodiché Mussolini e Gentile l'hanno sdoganato, sta anche nella Treccani, se andate in biblioteca vi prendete la Treccani del 31, la prima edizione dell'enciclopedia, la voce fascismo ci sta, però lì il termine totalitarismo è utilizzato in termini positivi, non in termini negativi. Lo Stato fascista è uno Stato totalitario e rivendichiamo che sia uno Stato totalitario. Perché? Perché si occupa integralmente del cittadino, lo Stato, tutto per lo Stato, tutto nello Stato, e il cittadino deve essere in funzione dello Stato. Lo Stato è onnipotente, onnivalente, non si occupa di tutto, si occupa del lavoro, si occupa del tempo libero, quindi il termine totalitario lì ha addirittura un valore positivo, l'abbiamo addirittura ideologizzato nel senso positivo. Poi successivamente il termine totalitario è stato utilizzato in termini negativi e oggi ha un significato decisamente negativo, no? Come sapete. Età della catastrofe, fantastico, ho scelto questo quadro di Otto Dix, è un grande pittore che in maniera molto realistica e suggestiva descrive gli orrori della Grande Guerra. Una guerra orribile sotto vari profili perché evidentemente, diciamo, al di là dei morti ammazzati sui campi di battaglia che ci sono sempre stati, questo tipo di guerra, questo tipo di morte, morte che è tecnologica, meccanizzata, morte che è morte di massa, è un qualcosa di così sconvolgente che lascerà nella coscienza comune del mondo occidentale, degli europei, non solo degli europei, una ferita direi indelebile che dura sino ad oggi, quasi una paura tamida, fermo restando che poi di guerre se ne sono fatte molte altre. E quindi un vero e proprio spartiacque, proprio nella coscienza dei popoli europei,
Al punto, per esempio, che tutte quelle belle organizzazioni, oggi purtroppo rivelatesi fallimentari, la Società delle Nazioni dopo la Prima Grande Guerra, e poi l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale, e la Convenzione di Ginevra, e i trattati internazionali, e la Corte di Norimberga, questo dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono nate proprio in risposta all'orrore di queste guerre, della Prima Guerra Mondiale, che indubbiamente è la guerra spartiata. Quindi una guerra orribile, tecnologica. Questi sono mostruosi, gli uomini macchine, e si fa uso per la prima volta nella storia dei gas asfissianti. Gas asfissianti che praticamente ti bruciano i polmoni, o sono gas che ti colpiscono la pelle e i fucili ti rimangono attaccati alle mani, succedono cose terribili. E la morte data dai gas è terribile, tra parentesi è una morte invisibile, sottile, tu non lo sai quando arriverà il gas, ed è anche estremamente pericoloso, perché basta che cambia il vento, il gas che hai sparato nella direzione della trincea del nemico ti può tranquillamente ritornare indietro. Quindi devi prevenire, quindi qualcosa di assolutamente scioccante. La Grande Guerra finisce con l'inizio del, diciamo verso la fine della Grande Guerra e all'inizio del 18, nel febbraio del 18 inizia a diffondersi la spagnola, e l'influenza spagnola poi arriverà dalla Cina o dagli Stati Uniti, ancora non si è capito bene, pare che il primo focolaio fosse negli Stati Uniti, arriverà poi sui campi di battaglia in Europa e farà veramente strage, forse ha lasciato più morti sul campo la spagnola degli stessi combattimenti della Grande Guerra, non ha risparmiato nessuno, ovviamente anche quelli rimasti a casa, al fronte interno, donne, bambini, persone anziane, soprattutto con sistemi immunitari particolarmente indeboliti dalla mancanza di cibo, condizioni igieniche pessime, un sacco di morti, però la propaganda all'epoca ha messo a tacere tutto, perché giustamente non si poteva dire che una linea intera di fanti era stata spazzata via, non dal cannone del nemico, ma dal morbo spagnolo, che si chiama spagnolo, curiosamente, sempre per ragioni di propaganda, no? Sapete quanto è potente la propaganda? Perché? Perché la Spagna all'epoca era l'unico paese neutrale in Europa che non ha partecipato alla Grande Guerra. Il Portogallo sì, la Spagna no. Siccome la Spagna non era in guerra, i giornali spagnoli hanno iniziato a parlare di questa malattia più o meno sconosciuta che stava seminando un sacco di morti. Gli spagnoli ultracattolici hanno risposto alla vecchia maniera, processioni, messe, cantate, che hanno fatto ancora più morti, perché il virus si è diffuso ancora di più, come immaginate. Ma è diventata la febbre spagnola, perché i britannici, i francesi, i tedeschi, gli italiani che erano impegnati in guerra, i giornali non avevano facoltà di parlarne, non potevano dire guarda che i nostri fanti in linea stanno crepando uno appresso all'altro, avresti fatto un favore al nemico. E quindi è la febbre spagnola, riguarda solo gli spagnoli, in realtà si è diffusa a livello mondiale, ha fatto moltissimi morti. Questo è uno dei tanti esempi di come funziona la propaganda, ecco. Poi anche la prima grande guerra nasce la grande propaganda del XX secolo, no? Quel Bernays, quello che ha inventato la propaganda, che ha inventato la pubblicità moderna, no? E avete presente lo zio Sam, quella I Want You? Quella è una creazione di Bernays. Allora, lo vedete, questo giovinastro qui, questo personaggio, guardate che faccia malvagia che ha, Gavrilo Princip, l'autore della guerra presente. È lui che ha fatto scoppiare la grande guerra, voi lo capite. C'è sempre un colpevole. C'è anche... Esatto, è lui il cattivo. C'è sempre un cattivo. È chiaro? Quindi... C'ha la faccia da matto, Vedi? Vox Populi, è chiaro, ma vedete come funziona, adesso no, non per Sofia che è una persona deliziosa, ma vedete come funziona la nostra mente, funziona per input, è così, dove sta il psicologo? Hai capito? Noi abbiamo bisogno di un simbolo per identificare il nemico, no? Quindi abbiamo bisogno di una faccia, di un volto, Nei primi anni del XXI secolo, sapete qual era? Il cattivo di turno, terribile, che vedevano dappertutto, anche Sofia lo vedeva forse, o quelli simili a Sofia. Era Bin Laden con la sua barbona lunga.
Mi ricordo che una volta, mentre camminavo tutto bardato, perché faceva un freddo cane, con in testa un colbacco pesante, oggi sarei, diciamo, passerei per filo putinista, per russo infiltrato, per spia russa. All'epoca invece ero tutto bardato, avevo meno in mano un bastone e una signora da lontano mi guardò così e mi disse: "Ehi, lei dove va così vestito? Dove vado a fare una passeggiata? Ma lei non sa che così vestito la potrebbero scambiare per un terrorista." Oh, ma stavo lì, stavo alla foresta, al bosco di Manziana. Non so i terroristi al bosco di Manziana dove la mettono la bomba per far scoppiare che cosa, per spaventare i leprotti, che c'è? Allora, se c'è una barba lunga, hanno fatto crescere la barba lunga, c'avevo in testa sto cappello, il bastone in mano, forse la faccia, l'occhio da folle, perché i professori di filosofia hanno gli occhi da folle, si sa, no? Ecco, vedevano nemici dappertutto e lei l'ha visto subito, c'ha l'occhio clinico, eccolo il pazzo, hai capito, agisce immediatamente. È così, ha stato Putin oggi oppure è stato, c'è sempre bisogno di uno cattivo, di un Hitler, gli metti i baffetti, sai, queste figure simbolo, non che siano innocenti, ben inteso, ma è per farvi capire come funziona la mente umana. Allora, sto povero disgraziato, ma voi potete pensare che, quindi, the author of the present war, e questo lo scrive, adesso non so quale giornale britannico. I governi europei si stavano preparando alla guerra con un'escalation che durava da circa una ventina d'anni, si stavano preparando accanitamente alla guerra. E questo è stato il pretesto, poi la colpa è stata di questo. Allora, va bene, ma di questo poi parleremo, insomma, no? Ecco. In visita a Sarajevo, nel 1908 la Bosnia-Erzegovina era stata annessa all'impero asburgico, l'impero austro-ungarico, e l'arciduca Francesco Ferdinando, Franz Ferdinand, con la moglie è in visita di Stato a Sarajevo. E gli hanno cambiato il percorso varie volte, all'epoca non c'erano ancora le teste di cuoio, i cecchini, il servizio di sicurezza che aveva Trump e che però non ha impedito che quello sparasse, e non c'erano i satelliti, i droni, c'erano però delle misure di sicurezza, cordoni di cavalieri, polizia, il percorso che viene deviato all'ultimo momento, sai, se c'è un percorso prestabilito, l'eventuale terrorista assassino si va a mettere lungo la strada con la pistola pronta per sparare quando passa la macchina. E invece questi cambiano percorso varie volte, e a un certo punto non c'è un attentatore solo, ci sono una serie di attentatori nazionalisti serbi, perché evidentemente nel Bosnia-Erzegovina c'è una componente serba molto, molto, come ancora oggi, c'è una componente serba molto pronunziata, e quindi loro praticamente nazionalisti reclamano l'indipendenza di questa componente serba e così via. Sono armati direttamente o indirettamente dal governo serbo, ma anche se in realtà non sono propriamente dei soldati serbi, no, è una false flag, come dire, sono sotto mentite spoglie, però poi abbiamo i documenti che testimoniano che effettivamente il mandante era il governo serbo, e si sono appostati lungo la strada. Il primo tira una bomba, non lo colpisce, l'arciduca riesce a fuggire, gli cambiano strada, Gavrilo Princip non era riuscito a sparare nemmeno un colpo, se ne stava andando per una strada laterale, e siccome questo ha cambiato strada, quindi pensate che caso, si ritrova così, per puro caso, mentre stava camminando, immaginatelo, lungo il fiume con le mani in tasca, si ritrova improvvisamente la macchina dell'arciduca che lo sfiora, rallenta proprio vicino a lui. Lui estrae la pistola di getto, spara e ammazza entrambi, viene immediatamente catturato, vedete qui la foto dell'arresto, no? Viene immediatamente catturato, è il 28 giugno del 1914. E niente, da lì
inizia questa escalation, poi ne parleremo, no? E il mondo entra in guerra, il mondo, all'epoca il mondo è ancora l'Europa, è ancora un mondo fondamentalmente eurocentrico, d'accordo? Fondamentalmente eurocentrico, quindi le principali potenze europee si mettono immediatamente in moto, è un fatto locale, può tranquillamente non scoppiare la guerra mondiale. Perché? Perché l'Austria-Ungheria gli hanno ammazzato l'erede al trono, beh, è un delitto importante, giustamente. E chiede al governo serbo un'indagine. Il governo serbo dice va bene, la faremo questa indagine su questo gruppo terroristico della Mano Nera, e l'Austria-Ungheria dice sì, però i nostri devono essere i poliziotti che entrano lì, ci dovete dare carta bianca per fare queste indagini. Quelli gli rispondono, adesso lo sto sintetizzando in maniera semplicistica, gli rispondono no, aspetta, le indagini le fate, però noi siamo sovrani e quindi le indagini sono a cura del nostro governo. Insomma, vi concediamo tutto, ma non vi diamo carta bianca sulle indagini. Ultimatum, se non ci date carta bianca vi dichiariamo guerra, dichiarazione di guerra. Quindi l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Potrebbe rimanere confinato lì, la Serbia è un piccolo Stato, l'Austria-Ungheria è un impero immenso, in decadenza, ma comunque un impero immenso, ma guarda un po', dietro la Serbia, come ancora oggi la Serbia è uno stato paria, come sapete, no? Noi NATO, noi italiani in particolare l'abbiamo bombardati nel 1999, all'epoca il ministro della difesa era l'attuale presidente della Repubblica, per capirci, e ancora oggi la Serbia è considerata uno stato, diciamo, fuori dalla comunità europea, quasi uno stato canaglia, come sapete, perché dietro la Serbia, anche per ragioni religiose, culturali, c'è la grande madre Russia. Ci sono gli interessi russi nei Balcani e quindi inizia, praticamente ci sono due gruppi di alleanze che iniziano ad entrare in funzione. Allora, se attacchi la Serbia, noi russi mobilitiamo l'esercito. L'Austria-Ungheria è alleata nella triplice alleanza con l'Italia, sì, eravamo alleati all'Austria-Ungheria, dopo averla combattuta dal 1882, da moltissimo tempo per, in realtà, e della potentissima Germania. E allora, adesso ve la faccio sempre banalissimo, l'imperatore Francesco Giuseppe, ottuagenario, prende il telefono, dico per dire, chiama l'imperatore Guglielmo e dice oh, noi dobbiamo regolare questo conto con la Serbia, casomai i russi decidessero di appoggiare la Serbia, voi state dalla parte nostra, li dissuadete, vero? Sì, sì, tranquillo, contaci. Allora, la Russia inizia a mobilitare e allora anche la Germania mobilita in appoggio all'Austria-Ungheria, ma la Russia ha un'intesa, un'alleanza in funzione antitedesca con la Francia, Russia-Francia, in mezzo Germania. Se mobilita la Germania contro la Russia, la Francia a sua volta mobilita contro la Germania, cioè si crea praticamente a catena, si creano, entrano in funzione queste alleanze, poi vi racconterò bene il clima, e scoppia la grande guerra. Non la voleva nessuno, basta un mese, 28 giugno, a fine luglio scoppia la guerra, ai primi d'agosto tutta l'Europa in guerra, salvo l'Italia. L'Italia ci pensa, si prende sempre un anno scolastico di tempo per rifletterci, per poi fare la scelta sbagliata, sempre così. Ci pensiamo bene, eh? E facciamo sempre la scelta sbagliata. No, è peggio ancora, forse ancora peggio. Vabbè, comunque, in breve scoppia la grande guerra. Poi entrerà in guerra anche la Gran Bretagna, che stava lì e non vedeva l'ora di diminuire, di colpire la potenza tedesca in ascesa. Quindi diciamo ci sono ragioni geopolitiche molto più profonde. Però in ultima istanza voi dovete sapere che la colpa è di quel Gavilo Prinzip. Gli altri, poverini, c'entrano quasi nulla. L'Austria dichiara guerra alla Serbia, la guerra europea sta per scoppiare. Oh, all'epoca scrivevano queste cose, sempre lo stesso giornale Corriere della Sera. Ancora oggi sta per scoppiare, forse scoppia, non scoppia, che facciamo? Li minacciamo ancora di più? Cosa possiamo fare?
cos'altro ci possiamo inventare per minacciare ancora di più i russi? Cosa gli possiamo dire? Li abbiamo minacciati in tutte le maniere possibili e immaginate. Ci mancano le armi nucleari? Stiamo arrivando. Minaccia, la guerra europea sta per scoppiare, l'ultimatum tedesco alla Russia, alla Francia. Perché? Perché l'Austria-Ungheria è entrata in guerra con la Serbia e a questo punto i tedeschi minacciano, o si sentono minacciati, chi minaccia chi? Chi minaccia chi? Vale sempre la logica di chi mena il primo schiaffone forse ha possibilità di vincere la partita. Il primo schiaffone proveranno a menarlo i tedeschi, perché i tedeschi hanno due fronti da reggere, quello contro la Russia ad Oriente e quello contro la Francia e poi la Gran Bretagna e poi dopo anche gli Stati Uniti ad Occidente. Dunque, voglio dire, dobbiamo muoverci velocemente. Ma insomma, l'ultimatum, la neutralità dell'Italia. L'Italia per il momento è neutrale, eh? Vediamo. Poi c'è questo signore qui, lo conoscete tutti, Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin. Siamo già al 1917, la rivoluzione russa è incapsulata, vi dicevo, nella Grande Guerra. E a un certo punto il fronte russo crolla e i soldati iniziano a gettare le armi, non ci pensano più a fare la guerra e fanno la rivoluzione, scoppia la rivoluzione. Adesso ve l'ho detto in termini banalissimi. Questo è Trotsky, capo dell'armata russa. E questa è una fotografia celebre, tanto per dirvi gli scherzi della propaganda. All'epoca ancora Photoshop non esisteva, ma in epoca staliniana questo personaggio qui scompare dalla fotografia. Cioè, ci sono le fotografie di epoca staliniana, Trotsky, acerrimo nemico di Stalin, dopo la morte di Lenin, poi Trotsky finì morto ammazzato a Città del Messico con una martellata in fronte, da un inviato di Stalin, evidentemente, aveva un'altra idea di come dovessero andare le cose politiche in Unione Sovietica e in Russia. Quindi verrà cancellato per dissociare la sua figura da quella di Lenin, va da sé. Rivoluzione russa, l'assalto al Palazzo d'Inverno, per fotografia vi sto facendo vedere le tappe fondamentali del XX secolo per fare un'introduzione generale, questo l'avete capito, quindi non vi racconto tutta la storia, non la potrei nemmeno fare in un'ora, però vi faccio capire come sono distribuiti i fatti e richiamo alla vostra memoria quelle cose che forse un pochino vi ricordate, tanto per iniziare a fare un po' di ordine e mettere i tasselli nella posizione giusta. E la rivoluzione d'ottobre, che però capita il 7 e l'8 novembre 1917, perché rivoluzione d'ottobre però a novembre? La domanda è, si dice, si parla di rivoluzione d'ottobre, ma perché in realtà è avvenuta dal nostro punto di vista il 7-8 novembre? Perché in Russia vigeva ancora il calendario giuliano, quindi correttamente per loro è la rivoluzione d'ottobre, ma da noi in Occidente è avvenuta, secondo l'altro calendario, quello gregoriano, il 7-8 novembre, ma va bene. Altro fatto eclatante, sempre per opere d'arte, conoscete tutti Guernica, di Picasso. Guernica, città martire durante la guerra civile spagnola, quindi siamo tra 36 e 39, su Guernica viene utilizzata per la prima volta l'arma aerea, gli Stuka tedeschi, i bombardieri tedeschi, è una, come dire, le prove generali della Seconda Guerra Mondiale, su una popolazione civile indifesa, massacrando, sterminando, radendo al suolo una città. Quindi un fatto decisamente eclatante che Picasso raffigura in questa maniera che conoscete, quindi disarticolata, sventrata, in cui la natura e l'umano si mescolano insieme, proprio a rendere conto, a voler esprimere l'orrore della guerra. Ma di questo vi parlerà poi il professore o professoressa storia dell'arte. Una giornata particolare, bellissima, questi due splendidi signori sorridenti, e la macchina scoperta, la piazza piena, e 1938, era stato già firmato l'asse Roma-Berlino, qui si aggiungerà poi Tokyo, poi nel 1939 il patto d'acciaio che ci lega le sorti dell'Italia fascista alla Germania nazista. Quando viene in visita di Stato Hitler a Roma, a Roma fervono grandi lavori, viene realizzata per l'occasione
la stazione Ostiense. Quindi se avete presente la stazione Ostiense, quella vicino alla piramide, oggi una stazione abbandonata a se stessa, con un'entrata alla metropolitana a dir poco improvvisata, insomma, difficile anche trovarla, in piazzale stendiamo un velo pietoso, all'epoca è un'opera monumentale che viene realizzata in tempi record proprio per ragioni, diciamo, ecco, di propaganda, insomma, dobbiamo far vedere la potenza anche architettonica al nostro alleato, no? E va bene, visita. L'Italia ancora gioca un ruolo importante, Mussolini avrà ancora un ruolo importantissimo e raggiungerà l'apice della sua popolarità in Italia alla conferenza di Monaco, quando nel settembre del 1938 a Monaco Mussolini fa addirittura da mediatore, da paciere, tra Hitler, che minaccia sostanzialmente la guerra se non gli danno i Sudeti, e una regione della Cecoslovacchia, il presidente francese e il ministro degli esteri inglese, e Mussolini che sta lì, che riesce, diciamo, a metterli d'accordo e a sventare la guerra. Il popolo italiano lo festeggia stazione per stazione, con le bandierine tricolori, e sono tutti fascisti, sono tutti contenti, ma non perché li vuole portare in guerra, perché ha appena impedito che scoppiasse la guerra. Fantastico, vero? E la guerra si avvicina. 23 agosto 1939, la firma del patto Molotov-Ribbentrop, lunghe trattative tra la Russia sovietica e le potenze, la Francia e la Gran Bretagna, quelli che non sono gli alleati della Grande Guerra, e però l'Unione Sovietica vista, diciamo, come il peggior pericolo, peggio Stalin di Hitler, e quindi le trattative falliscono. A questo punto è Hitler che prende la palla al balzo e fa il patto col diavolo Stalin, o Stalin lo fa con l'altro diavolo, si mettono d'accordo per spartirsi la Polonia e la parte orientale dell'Europa, le repubbliche baltiche e così via. Quindi Hitler ha mano libera in Polonia. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale il 1 settembre del 1939 ufficialmente, con l'invasione da parte delle truppe tedesche della Polonia. In poche settimane la Polonia cede. L'altro momento clou, diciamo, è l'operazione Barbarossa, 22 giugno 1941. Fino a quel momento la guerra era ancora una guerra contenuta, diciamo che era fondamentalmente una guerra europea, si era combattuto sul continente europeo, Polonia, poi Francia, l'unica potenza che resisteva alla Germania nazista era la Gran Bretagna guidata da Churchill, ma con le spalle al mare, per così dire, un'isola che aveva resistito. Nel 22 giugno 1941 Hitler fa carta straccia, Hitler, il governo tedesco fa carta straccia nel patto Molotov-Ribbentrop e inizia l'invasione dell'Unione Sovietica. E invasione dell'Unione Sovietica, sostanzialmente alla fine dell'anno, 7 dicembre 1941, il Giappone attaccherà Pearl Harbor, come sapete, quindi entreranno in guerra anche gli Stati Uniti. A quel punto la guerra con l'Unione Sovietica da una parte e gli Stati Uniti dall'altra parte diventerà a tutti gli effetti guerra mondiale. Ecco, quindi qui 3 milioni di soldati, 150 divisioni tedesche, tutti gli alleati, anche noi in prima fila, gli stessi di oggi, più o meno, ungheresi, rumeni, finlandesi, quindi un esercito composito, a guida tedesca evidentemente, che attacca su un fronte esteso migliaia e migliaia di chilometri dal Mar Baltico fino al Mar Nero, attacca l'Unione Sovietica. Bombardamento di Pearl Harbor, 7 dicembre 1941, altra tappa storica che senz'altro vi ricordate. Auschwitz, come simbolo, ho scelto questo delle scarpe, perché dei prigionieri non si butta via nulla, no? Dagli indumenti, i capelli, i denti d'oro, eccetera, eccetera. La conferenza di Yalta, 4-11 febbraio 1945, i tre grandi che si spartiranno il mondo e da lì uscirà l'assetto che rimarrà in vigore praticamente fino alla fine della Guerra Fredda e ancora per alcuni versi fino a oggi.
Churchill, Yalta è una località che si trova sul Mar Nero, in Crimea, come sapete, Churchill, Roosevelt, che da lì a poco morirà nella vabbè, insomma, fine marzo del 1945, e Stalin. E quindi si spartiscono quelle che sono poi le zone di influenza. La guerra sta per terminare e i sovietici ormai sono entrati in Germania, e da lì a poco, a fine aprile, 30 aprile, Hitler si suiciderà nel bunker della cancelleria e Berlino cadrà. E 7-8 maggio 1945 la guerra terminerà in Europa. E nel Pacifico invece la guerra terminerà successivamente. Questa è la celebre fotografia della bandiera dell'Unione Sovietica che sventola sul palazzo della cancelleria di Berlino. Anche qui ovviamente il soldato si mette in posa, come quella che vi ho raccontato prima di Iwo Jima. E la guerra nel Pacifico terminerà qualche mese dopo, nel settembre del 45, con lo sgancio delle due bombe a Hiroshima e Nagasaki, il 6 agosto e il 9 agosto del 45, e poi il Giappone si dichiarerà disposto alla resa, ma era disposto alla resa anche prima, poi vi racconterò meglio la storia. Quindi questa è una foto di Hiroshima devastata, e tanto per dirvi è quello che vi Hiroshima era una città medio grande, insomma. Le bombe di adesso vanno da 5 a 50 volte la potenza, megatoni si usa questa unità di misura, la potenza della bomba di Hiroshima. Una bomba nucleare su Londra o su Berlino, speriamo non su Roma, addio, ma nemmeno su Londra e Berlino, ben inteso, ma insomma, una, non lo voglio nemmeno citare per motivi scaramantici, e immaginate che cosa potrebbe fare. E attenzione, a Hiroshima e nelle zone limitrofe la gente continua a morire di cancro anche a più di 70 anni dallo scoppio della bomba, perché il fallout radioattivo, le malattie genetiche, il cancro che viene sviluppato, cioè per molti essere sopravvissuti è stata la cosa peggiore che gli poteva capitare, meglio essere immediatamente vaporizzati e rimanere un'ombra sul muro piuttosto che essere sfigurati dalle piaghe radioattive della bomba. Chernobyl, siamo, mi pare, nell'86. Va nell'86, ma quella non è una bomba, è un incidente nella centrale nucleare che si trova in Ucraina, al confine con la Bielorussia, quindi nel nord dell'Ucraina, molto sopra Kiev, e la centrale di Chernobyl è stata disattivata. Non so se una parte l'hanno rimessa in funzione, il reattore, quello che era rimasto danneggiato, è stato definitivamente chiuso ormai da moltissimo tempo. Forse hanno riacceso. La centrale aveva tipo 4 reattori, forse l'hanno riacceso uno, non lo so. Però la zona intorno è una zona anche lì altamente contaminata, no? E poi ci fu la storia, fine anni 80, inizio anni 90, moltissimi bambini ucraini. E all'epoca mi ricordo che ci fu una specie di gara di solidarietà internazionale per offrire a, in particolare ai bambini, e delle zone limitrofe, delle zone colpite dalla radioattività, cure mediche adeguate, o a volte anche alcuni sono stati adottati perché magari hanno perso i genitori, o altri invece sono stati, come dire, hanno ricevuto avevano case famiglia, avevano periodo di ferie più o meno ampio per venire a disintossicarsi. Molti sono stati ricoverati al Bambin Gesù a Roma, e per curarsi malattie dovute alle radiazioni, fine anni 80, inizio anni 90, e credo che ci siano ancora oggi persone che soffrono delle conseguenze di questo incidente terribile. Eh? Sì, sì, anche chiaramente. Il confronto tra Hiroshima e Chernobyl non si può fare, nel senso che quello era uno strumento bellico fatto per ammazzare la gente. Quello è un incidente
che è stato contenuto non immediatamente ma eroicamente dai pompieri, dai funzionari sovietici all'epoca. Molti si sono sacrificati per fermare l'incendio. C'è anche un film meno realistico che narra la storia di questi che sapevano di andare a morire, ma sapevano pure che se non si fossero sacrificati e le loro famiglie, le zone circostanze sarebbero state spazzate via. E quindi lì poi la radiazione è stata contenuta, la gente è stata fatta sfollare più o meno rapidamente dalle zone limitrofe, quindi il danno è stato contenuto. Però sai, le radiazioni a volte creano comunque delle situazioni, mutazioni genetiche o malattie che poi magari si manifestano dopo molti anni, quindi è una storia ancora tutta da... Poi c'è stata Fukushima in Giappone qualche anno fa, questo più recente, no? Causa di uno tsunami, di un maremoto, quindi anche quello pericoloso. E noi abbiamo bandito noi in Italia negli anni 80, vale l'84-85, a metà degli anni 80, con un referendum abbiamo bandito il nucleare. E forse è stata una pessima scelta, probabilmente perché poi compriamo l'energia elettrica fatta dal nucleare francese con le centrali che stanno vicino. Comunque, scelta discutibile. Oggi forse il nucleare, se gestito in maniera accorta, evidentemente potrebbe essere una soluzione, tra parentesi, relativamente ecologica, salvo il fatto che le scorie nucleari andrebbero trattate in una maniera adeguata. Quella di Montalto di Castro, che non è mai entrata in funzione, sta qui vicino, tra parentesi. Ci abbiamo anche le scorie all'Enea, lì ad Anguillara, tra parentesi, dunque... appunto, è quello che dicevo prima, e infatti non so quanto quel referendum all'epoca fu lungimirante, però la causa era una causa buona, nel senso che gli anni 80 sono gli anni in cui si inizia a parlare di distensione nella guerra fredda tra USA e URSS e quindi di smaltimento delle bombe nucleari, di dire basta al nucleare, di inaugurare un'epoca di pace, capito? Erano altri tempi, però certo col senno del poi. Allora, l'età dell'oro, ho scelto questa fotografia e voi ragazze vi ci riconoscete tutte quante, evidentemente erano pubblicità molto sessiste. Nascono negli Stati Uniti, poi anche in Italia, la massaia è la donna perfetta, se la vuoi fare felice le regali un elettrodomestico, basta lavare i panni a mano, basta spremere gli agrumi, adesso c'è lo spremiagrumi, c'è il frullatore, c'è la pentola a pressione, c'è quello per fare i toast, c'è la lavatrice, cioè, pensate ai nonni che quando dovevano andare al bagno dovevano andare nel pezzo di terra che c'avevano dietro casa, l'acqua la dovevano andare a prendere alla fontana pubblica, i panni li andavano a lavare alla fontana pubblica, alla lavanderia. A Bracciano ci sta ancora una lavanderia pubblica che sta vicino all'ospedale vecchio. Sì. Capito? Mol c'è la lavatrice. Pensate che... Cioè, che trasformazione, ecco, età dell'oro significa anche questo. Il supermarket, il centro commerciale, erano già nati in America, negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, già negli anni 20, i ruggenti anni 20, ma in Europa, in Italia arrivano negli anni 50, è un modello nuovo. È bello il supermercato, ci sono merci variopinte, e le prime utilitarie, vedi? Le prime macchine del tempo, questa è ancora una Topolino, macchina ancora degli anni 30, ma insomma la Lambretta, la Vespa, la Libertà, la Vespa un simbolo poi del Made in Italy impressionante, no? E però la guerra mondiale è finita da poco e purtroppo il 5 marzo del 46, famoso discorso di Fulton, di Churchill, si parla di cortina di ferro, cioè finisce la seconda guerra mondiale e in corrispondenza del boom economico comunque inizia la guerra fredda. Va bene? Guerra fredda che finirà con il crollo dell'Unione Sovietica. La cortina di ferro.
E quindi, Marco, vedi. Allora, ve lo faccio, vi faccio, è semplice. Vedete questi qua, questa zona rossa? Sì. Qui sono cattivi. Questa zona blu, questi sono buoni. Questa arancione, né buoni né cattivi, ma diciamo cattivi, dai, tendenzialmente cattivi. I gialli, li vedi i gialli? Sono i paesi neutrali, i paesi neutrali, i quali hanno rinunciato di recente, Svezia e Finlandia hanno rinunciato alla neutralità, bontà loro, non so chi gli ha fatto fare. Resiste ancora l'Austria e la Svizzera naturalmente. La Spagna successivamente entrerà nella NATO, anche la Spagna. Allora, blocco occidentale, eh? L'Austria ancora oggi è neutrale. A Yalta si erano messi d'accordo Unione Sovietica e paesi occidentali per creare, diciamo, una zona cuscinetto tra i due blocchi, di cui facevano parte Finlandia e Svezia evidentemente, e Austria. Poi la Germania, come vedremo, sarà divisa in due zone di influenza. Altra data importante, 1 ottobre 1949, nuovo protagonista mondiale, oggi non ne possiamo fare assolutamente a meno, nasce la Cina Popolare, la rivoluzione maoista, o meglio si conclude la guerra civile che era iniziata negli anni 30, e una volta cacciati via i giapponesi, e i due partiti, quello di Chiang Kai-shek e dei nazionalisti, che poi si rifugierà nell'isola di Taiwan appoggiato dagli americani, e il partito comunista cinese appoggiato dai sovietici evidentemente, continueranno la guerra. Alla fine la spunterà la Cina comunista, quindi 1949, 1 ottobre, un'altra data significativa, vedete, per tappe generali. Poi ci stanno questi due fighissimi, Che Guevara e quest'altro signore, lo conoscete, Fidel Castro, questi due maledetti comunisti. In realtà Fidel Castro tutto si definiva meno che comunista, si definiva liberale, comunque aveva un'altra visione che non era affatto comunista. L'unico che invece era veramente comunista era Che Guevara, grande idealista, un grandissimo personaggio, insomma. E Fidel Castro e Che Guevara sono i due volti famosi, principali, della rivoluzione cubana, quella che ha dato a Cuba l'indipendenza 1 gennaio 1959. E Che Guevara è stato per lungo tempo ministro del governo cubano e poi per conto di Cuba ha guidato vari tentativi rivoluzionari in Africa, in Sud America, in altre parti del mondo. Allora, Cuba apparteneva fino alla fine dell'Ottocento apparteneva alla Spagna, era una colonia spagnola da lungo tempo. Con la dottrina Monroe gli Stati Uniti si impossessano praticamente di quello che diventerà il giardino di casa loro, cioè delle ex colonie spagnole, dell'America centrale e dell'America del Sud, quindi anche di Cuba. E a Cuba c'era un governo fantoccio, capeggiato da questo dittatore che si chiamava Florencio Batista, che era chiaramente un agente americano, un agente, rispondeva agli ordini più degli americani nelle grandi multinazionali, in particolare la Chiquita. Conoscete tutti la Chiquita, no? Bravi, la banana. Allora, vedete, allora mi rivolgo sempre a te, sei l'unica in grado di capire. Vedi come funziona il cervello umano? Allora, guarda quanto è potente la propaganda. Un secolo di propaganda, ma basta poco in realtà. Allora, restate un attimo zitte. Un secolo di propaganda e il logo marchio diventa la cosa. La Coca-Cola che cos'è? È una marca, però per noi è una cosa. Chiquita che cos'è? La banana per eccellenza. No, è un marchio. Dove c'è Barilla c'è casa. La pasta è Barilla. Cioè, capite? Adesso sto facendo un esempio di quanto sia penetrante la pubblicità. Quindi se dico Chiquita, dico banana, perché le piantagioni di banana di Cuba erano gestite da questa potentissima allora e ancora potente multinazionale della frutta, degli alimentari, Chiquita,
terribile, che evidentemente dominava incontrastata nei paesi sottomessi agli Stati Uniti e quindi anche a Cuba. In Brasile c'è un modo di dire: comprare una cosa a poco, che vale poco, a poco prezzo, è a costo di banana. Quindi, banane lì te le tirano appresso i caschi di banana. Quindi le banane valgono pochissimo, evidentemente. Se poi sfrutti il lavoro anche di quelli che le raccolgono, valgono ancora di meno. Se le fai arrivare in quei supermercati che vedevamo prima e le fai comprare alle massaie della borghesia, della nuova borghesia dell'Occidente, gli fai pagare non 10 volte, non 100, ma 500, 1000 volte di più del prezzo originale. Pensate, sempre a proposito di banane e di Chiquita, che le banane erano così rare e così costose che mia madre mi insegnò da piccolo, poi non l'ho più fatto evidentemente, ma mi ricordo queste scene: la banana si mangiava con il pane, nel senso che se tu entravi a casa ed eri così impertinente, all'epoca esisteva anche l'educazione, il rispetto dei genitori, sono cose, è tipo Signore degli Anelli, epoche remote. Se tu entravi a casa, aprivi il frigorifero, a me mi è rimasto l'istinto, e ti prendevi una fetta di prosciutto o un pezzo di formaggio, arrivava quello e ti dava uno sganassone, perché non si mangia da solo, si mangia con il pane. Quello si chiama companatico, perché si mangia con il pane, nel senso che il pasto principale è il pane, il formaggio lo devi centellinare, la banana pure, perché una banana costa l'ira di Dio, fa anche chic, però ti mangi mezza banana perché l'altra mezza banana se la mangia tuo fratello. Non è che te mangi tutta la banana, per dire nozioni diverse. Adesso compriamo un chilo di banane, la metà la lasciamo marcire, tra l'altro sono congelate alla partenza, scongelate, te durano mezza giornata e poi marciscono. Ecco il telefono rosso, la crisi dei missili di Cuba, siamo nel 63, 30 agosto del 63, Cuba è indipendente, gli americani gli costruiscono intorno una linea di embargo, non passa più nemmeno uno spillo, l'Unione Sovietica dice a Cuba: vi aiutiamo noi, siete comunisti pure voi, no, non siamo esattamente comunisti, però vi aiutiamo lo stesso, purché ci facciate installare i nostri missili qui sull'isola di Cuba, a poche centinaia di chilometri di distanza dalle coste della Florida. Questo perché? Beh, perché i comunisti sono cattivi e mangiano i bambini, ma in realtà questa era la risposta, cioè la prima mossa l'hanno fatta gli Stati Uniti, che avevano installato i loro missili cruise dove? In Turchia. Avete presente la Turchia? E moltissimi missili erano installati e continuano a esserci probabilmente sulle coste della Puglia, lì era pieno di missili, di bombe pronte a partire per andare dall'altra parte della cortina di ferro. In Turchia la distanza dalle coste della Turchia alle coste della Crimea è più o meno chilometro in più, chilometro in meno, la distanza che c'è da Cuba alla Florida. Quindi voi ci minacciate il fianco sud e vediamo, sapete quando dicono ogni tanto: va bene, ma voi che tanto vi scaldate perché la Russia ha reagito all'aggressione continua della NATO fino ad arrivare ai confini stessi della Russia, provocare una rivoluzione colorata in Ucraina, un colpo di Stato, infiltrare l'Ucraina e far arrivare la NATO fino ai confini con la Russia, ma se i russi aprissero una base o mettessero un missile in Messico o a Cuba, ma come reagirebbero gli Stati Uniti? Avete mai sentito questo argomento? Beh, qualche volta in televisione. Beh, sì, è un argomento che ha anche la sua sensatezza. Tra l'altro, come argomento in una discussione più o meno polemica, va da sé. E però il fatto storico, il precedente storico c'era davvero. Nel senso che questi due poi si sono parlati, hanno detto: noi i missili da Cuba non li mettiamo proprio, va bene? Però voi ritirate quelli dalla Turchia. L'opinione pubblica sa
che gli Stati Uniti hanno vinto perché i missili a Cuba non sono stati messi, ma non sa, per molto tempo non ha saputo, che nell'accordo c'era il fatto che gli Stati Uniti ritirassero i missili dalla Turchia, cosa che hanno effettivamente fatto. All'epoca ancora si poteva trattare attraverso questo famoso telefono rosso. Il telefono rosso era l'ultima ratio prima di far partire la guerra termonucleare globale con la valigetta, quella con i codici segreti, che per qualche tempo è stato nelle mani di quel paragnosta di Biden, cioè un demente seriale. Cioè, pensate, in realtà è un burattino nelle mani di altri poteri, figuriamoci. In quella valigetta c'erano i codici per autorizzare il lancio delle bombe nucleari. E questa era l'ultima risorsa, cioè prima di sparare, oh! Ma voi ci state sparando, che dobbiamo fare? Ve lo dico così in dialetto. Red Phone, la linea rossa. Yuri Gagarin, chi è che non conosce Yuri Gagarin? Una pagina gloriosa della guerra fredda. È finito là, adesso di spazio si parla soltanto con Elon Musk. Non si capisce, una volta conquistata la Luna, sembrerebbe conquistata la Luna, non ci siamo più andati sulla Luna. Diciamo, la corsa allo spazio e alla corsa alla Luna in particolare è stato un capitolo interessantissimo della guerra fredda, che però si è concluso con la stessa guerra fredda, cioè inizio degli anni 70, no? E poi oggi si parla di guerre stellari, di satelliti che controllano i droni, eccetera eccetera, ma di missioni nello spazio. Allora, i russi erano un po' più avanti rispetto agli americani. Prima gli americani, prima bomba atomica, i russi alla bomba atomica ci sono arrivati qualche anno dopo, pare nel 49, e quindi gli americani per alcuni anni hanno avuto il monopolio della bomba atomica. Però sullo spazio i russi sono stati i primi a mandare un uomo in orbita, questo Yuri Gagarin, stampato nuovamente 12 aprile 1961.